e benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento la pila di libri che mi sono portata quest'estate. In realtà uno l'ho già letto, di uno sono a metà, però vi volevo comunque raccontare anche gli altri perché mi sembrano tutti titoli molto interessanti e che magari potrebbe venir voglia anche a voi di leggere sotto l'ombrellone. Il primo libro che mi sono portata è questo, si chiama How to Stop Time, è di Matt Haig. Vi avevo già parlato di lui perché è l'autore di Reasons to Stay Alive, che è il libro che, un libro che vi ho presentato lo scorso anno e che parlava appunto della sua battaglia contro la depressione, ma in realtà in un modo molto positivo, molto bello, molto divertente, ed era veramente un libro super positivo. L'ho preso perché le recensioni sono pazzesche, tra l'altro c'è una recensione molto buona di Neil Gaiman. In realtà poi ho scoperto, dopo averlo comprato sulla fiducia, che è un romanzo, ed è un romanzo molto interessante perché parla di un uomo che ha una malattia per cui invecchia molto molto lentamente, quindi ha una vita estremamente lunga, quindi lui ha già 400 anni quando lo incontriamo e quindi è vivo dalla metà del 1600, ha visto, non lo so, il grande incendio di Londra, ha visto la peste, ha visto Napoleone, ha vissuto tutta una serie di eventi storici e ha trovato anche l'amore, ma il problema di trovare l'amore quando tu hai un arco di vita molto più lungo rispetto a tutti gli altri e che chiaramente sei destinato a perderlo. Non vi dico di più, ma è un libro molto bello. Se voi avete mai letto o vi è piaciuto The Time Traveler's Wife, la moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, o magari Benjamin Button, è quel tipo di libro lì. Il secondo libro, questo mi è stato mandato da De Agostini perché hanno letto delle cose che ho scritto sul mio blog e hanno pensato di mandarmi questo libro perché contiene degli argomenti che comunque io tratto e che mi stanno a cuore. Si chiama Il libro delle piccole rivoluzioni, è di Elsa Punset, non so come si pronuncia Elsa Punset, ma pronunciamola così. Ed è fondamentalmente un libro di esercizi o comunque di piccole pratiche da attuare ogni giorno per migliorare la propria vita da diversi punti di vista. È diviso in 4 blocchi e inizia dal primo che parla di noi stessi, quindi strategie per rilassarsi, mettere a fuoco determinate cose, conoscere meglio se stessi, semplicemente stare meglio con noi stessi nella vita di ogni giorno. Il secondo blocco parla di essere faccia a faccia con le emozioni negative, quindi contiene tutte delle strategie per riconoscere e affrontare i momenti di difficoltà come stress, come paure, come rabbia. Il terzo blocco parla di conoscersi a vicenda e vivere insieme, quindi tutto quello che riguarda la socialità, le amicizie, il rapporto con gli altri, mentre l'ultima parte parla del mondo intorno, quindi quello che non è magari strettamente inerente alla sfera sociale, ma è comunque il contesto in cui viviamo, quindi il lavoro, l'amore, la famiglia. E quindi mi è sembrato molto carino, soprattutto per l'aspetto molto pratico e anche un po' giocoso che ha, perché è proprio tipo il libro degli esercizi e mi è sembrato un po' un libro delle vacanze in formato però mindfulness. Allora, John Nesbo credo che non abbia bisogno di presentazioni, è un famosissimo autore di thriller, il suo personaggio si chiama Harry Hole o Harry Holly, credo Holly, ed è appunto un criminologo, un detective norvegese che risolve diversi casi, di solito violenti, di solito molto misteriosi. E io ho sempre consigliato questa saga di libri a chi cerca dei thriller perché sono scritti molto bene. In realtà io stessa ne ho letto solo uno anni fa, ma mi colpì molto e mi piacque molto, per questo di solito la consiglio a chi cerca dei thriller e di solito tutti tornano a ringraziarmi perché sono dei libri che prendono molto. Quindi quest'anno ho detto vabbè, rispolveriamo anche noi John Nesbo, però cominciamo dall'inizio e ho preso questo che è Il pipistrello, che in realtà è il primo della serie di Harry Hole, ma è stato scritto dopo. Il problema di questo libro, secondo me, è che rispetto agli altri ha un ritmo più lento e anche l'ambientazione non rispecchia esattamente quelli che poi sono è la vera saga di Harry Hole, e quindi non vi consiglio di iniziare da questo. E comunque parla di una ragazza norvegese che viene assassinata a Sydney, quindi si svolge tutto in Australia, c'è intorno tutto un contesto socioculturale australiano e quindi niente, Harry Hole va lì dalla Norvegia all'Australia per cercare di risolvere questo caso. Io vi consiglio comunque di iniziare dai libri in cui Harry Hole è già in Norvegia, quindi quelli ambientati in Norvegia. Questo libro qui me l'hanno consigliato diverse persone di cui mi fido moltissimo, quindi l'ho preso un po' a chiusi, un po' per l'autrice, perché Zadie Smith comunque è
bravissima secondo me, e un po' perché per la trama parla di due ragazze che hanno entrambe il sogno di diventare delle ballerine, ha delle recensioni pazzesche, poi comunque parla di amicizia, di amore, di radici e un po' di questo mix culturale tra Africa, Londra, New York, di cui appunto Londra diciamo è un po' l'emblema, è un po' il centro. Follia di Patrick McGrath mi è stato consigliato quando ho chiesto un libro con una storia d'amore strappabudella. Questo era il brief, la storia d'amore strappabudella, e quindi mi hanno consigliato questo libro che parla di un manicomio criminale dove due criminali si innamorano. Quindi diciamo che la premessa è già abbastanza forte, e in più pare che la passione tra questi due protagonisti sia incredibile, sia fortissima, sia assoluta, e la storia di per sé comunque è una storia molto intrigante e molto che ti cattura moltissimo anche nella sua come dire non banalità, nel suo essere così molto forte e molto intensa, quindi non vedo l'ora di iniziare neanche questo. Il premio strega di quest'anno, che è Le otto montagne di Paolo Cognetti, mi piacciono tantissimi i libri ambientati in montagna. Io tempo fa avevo letto cos'era Nina dei Lupi, che mi era piaciuto un sacco, pur essendo un po' favolistico, però mi era proprio piaciuta l'ambientazione della montagna, la durezza della montagna, l'uomo che si scontra con delle avversità che non solo sono dentro di lui ma sono anche fuori di lui, e questo parla appunto di un'amicizia tra due uomini che si svolge e si ritrova tra le montagne, e ha vinto il premio strega, quindi anche di questa ho sentito tantissimi pareri positivi tra le amiche, e quindi è un libro che volevo leggere e me lo sono portato dietro. Questo l'ho finito, è All the Light We Cannot See, e l'ho finito adesso, in realtà l'avevo lasciato da parte per un po', ma semplicemente perché l'avevo dimenticato in Italia, non perché non sia vincente, perché è un libro bellissimo, è ambientato tra Parigi e Saint-Malo, che è quest'isola in Francia che è accessibile o meno a seconda della marea, e è una storia ambientata durante il nazismo ed è la storia di una ragazza cieca e del padre che è un mastro di chiavi e custodisce un gioiello leggendario di cui i nazisti si vogliono appropriare, e un ragazzo che invece è un orfano che viene costretto a lavorare per i nazisti perché è molto bravo con le radio e in generale con la tecnologia, e quindi è un libro che è scritto in modo molto poetico, è veramente poetico, avventuroso, bello, intenso, con un linguaggio molto asciutto ma che va veramente dritto al punto, capitoli molto brevi, quindi ha un ritmo velocissimo, e secondo me questo è veramente il perfetto libro sotto l'ombrellone. Si chiama Tutta la luce che non vediamo in italiano. Ha vinto il premio Pulitzer, dettaglio non da poco. L'ultimo libro che mi sono portata è Tools of Titans, e questo in realtà è un libro motivazionale barra così istruttivo, che però ha un'idea molto buona alla base, cioè sono stati intervistati persone di spicco in diversi settori a cui sono stati chiesti i loro trucchi, i loro consigli, sono state chieste 3-4 cose per ognuno che consiglierebbero alle altre persone, quindi quelli che sono i propri loro must. E nella salute, persone in ambito di salute, persone in ambito professionale, persone in ambito motivazionale, quindi ognuno ha dato i suoi consigli, e è diviso in 3 parti, una che riguarda la salute, una che riguarda la saggezza e una che riguarda i soldi, e per ognuna di queste parti ci sono queste persone, ma veramente di tutto, cioè da Schwarzenegger al fondatore di Reddit, a Brené Brown, a Kevin Costner, cioè veramente delle personalità di spicco di settori diversissimi che danno il loro punto di vista e i loro consigli pratici, proprio delle cose che tutti possono attuare, quindi ci sono morning routine, ci sono modi in cui loro hanno creato la loro squadra, ci sono consigli sull'alimentazione, consigli sullo sport, consigli sul rapporto tra colleghi, ci sono veramente tantissimi tip super utili, e poi come vedete è proprio diviso in punti, diviso in consigli, e quindi è anche molto facile da leggere, da ricordare, da sottolineare, per prendere appunti, e quindi mi sembra veramente un libro super interessante, anche se è un bel mattone, quindi da portarsi in vacanza non è facilissimo, però se voi non viaggiate in aereo come faccio io sarà sicuramente più semplice.
questi sono i libri che io sto leggendo, ho letto o mi sto portando in vacanza, e spero che ci sia qualche libro che vi abbia interessato e che magari può essere uno spunto per le vostre letture. Intanto vi ringrazio di aver guardato questo video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare le notifiche, di lasciarmi un commento su qual è il libro che state leggendo adesso voi in vacanza. Alla prossima!